Allora, con calma. Allora, con calma che abbiamo il nostro tempo. Adesso questa parte verrà super velocizzata per... Allora. Questa su sicuro. Decisamente. Ok, questa... Spingi a destra così non occupa più spazio. Ok. Non vuoi dirmi se che sta cazzata... No. Non puoi passare, perché devi spingere lo sgabello sempre più in su e alla fine... Così spingo? Penso. Anche se non c'è... No, aspetta, non farlo. Di qua? Bisognerebbe... Beh, questo di sicuro lo spostiamo via. I'm back and now it's on in my mind. Another mystery when you still feel it all the time. The world will be trouble. La stanza del collirio. Allora, se spingi quello in su, adesso sto solo pensando, spingi quello in su, puoi passare di lì per spingere quello, però poi tu non puoi passare lì. Che brutta Ib, cioè così in questa grafica. Guarda questa. Guarda così qui. No. No, così è vero. Carino, così sinceramente. Anche se però sembra un po' depressa, hai usato ESC, no? No, X. Con ESC riesci dal gioco, penso. Che depressa. E vorrei vedere. Ti trovi con uno sconosciuto in un posto completamente inquietante, vorrei vedere te. Beh, depresso di sicuro non sarei, ma avrei una caga pazzesca. Bisogna riuscire a passare qua, quindi bisogna riuscire a spingere questo qua giù. Ma come si può fare? No. Bravo, ti sei fatto da solo. Spingi questo in su. Spingi questo. No. Ero sicuro che c'era. Spingi questo tutto a sinistra. Ok. Spingi questo. Su. Olè! Sono un pro. Applauso. Gocce per gli occhi. Con gocce, io avevo detto gocce per gli occhi prima. Ma si chiama col nell'altro walkthrough. Anzi, faccio partire la clip. Lo stai fissando adesso. Ib, che stai facendo? Ho sbagliato voce. Applicare. La congestione è stata curata. La congestione è stata curata. Anzi, facciamo così. Tu ti occupi di giocare, di muovere il personaggio, io leggo. Ok. E fammi leggere quando... Va bene, non farmi leggere. Scusa. Adesso c'è qualcosa per terra. Ottenuta la palla di vetro rossa. Evochiamo Groudon! Siamo overpower. No, prendiamo una di queste Master Ball e ce ne andiamo. Sì. Tanto ne abbiamo. Sì. Io di Master Ball ne ho due. Fatto la battuta. Vabbè, io ho un Onix, problemi. Problem, Heirat. Ma cosa si fa qui? Appunto, niente. Ah, andiamo da questo serpentello. C'è un buco nel... C'è un buco nel... cioè... Mettere la palla. Mettere la palla di vetro rosso. È caduto il quadro. Va bene. C'è una scritta dietro un grande albero. Alla fine qui mi sembra che ci eravamo anche fermati. Sì, perché non troviamo sta minchia di... Grande albero. Quadro di caffè torta. Alla fine hai capito come fare? E appunto perché dovrebbe comparirti qua una specie di porta, no? Oh. Magari dobbiamo... È vero, qui non abbiamo ancora fatto niente. Bravo. Aspetta, c'è una scritta bianca lì. Corri, 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 prendi la prendi. Ti piace mille? Ma vaffa. Sti corpi di merda. Un trucco per salvare i labirinti. Metti la mano sul muro al lato destra e alla fine raggiungerai l'uscita. Allora, mettere la mano al muro a destra. Sì, ma alla mia destra, alla sua destra, quindi di qua. E alla fine raggiungerai l'uscita. Non male come trucco, non aiuta il fatto che scusa, le soffitte sono molto basse. Per non parlare di quelle strane cose che girano già, mi danno i brividi. Stai attento a non restare troppo la mano loro, ok? Ok, prima eravamo intrappolati. Certo. L'abbiamo sprecato.
staccata. Magari intende qua. Controlla direttamente a sud della vernice rossa. Questa. Lo so, qui mi ricordo che c'era qualcosa qui. Avevo col gameplay di che ho visto, cioè di chi? Cioè di chi? In realtà non possiamo dire di chi. Non ho visto nessun gameplay di nessuno, chi è? Sono un pro della... Bravo, sei fottuto. Dai, 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 ce la vuoi, fuck. Bravo. Salvato. Bene. Aspetta, magari è meglio recuperare prima di... Meglio prima ricaricarci col bar. Non beccare con lo sputo. Sputo di merda. Incredibile, come una rosa con quell'acqua benedetta riesce a crescere velocemente. Può dire l'acqua io. Sai perché... Eccola! Sai perché, sai perché la rosa cresce più in fretta? Perché acqua lì. Vivi bene, vivi bene. Sensazione, ho riscontro... Io ti prendo a sberle. Devi essere molto intelligente per fare una cosa simile. Ma che cacca è? Uno schifo, veramente. Che stai facendo? Perché l'hai fatto? Ah, ok. Perfetto. C'è un interruttore. Qualcosa luccica tra le foglie. Ho tenuto l'anello d'argento. Non è per caso una fede nuziale. Che ci fai in un posto? Hanno già preveduto il vostro matrimonio. Preveduto. Mi piace preveduto. È il mio italiano correggiuto. Per capisciare meglio, immagino. Capisciare. Anello d'argento. Dobbiamo portarla da queste maglie. Adesso bisogna sapere che nei matrimoni si mette mano la sposa. Sinistra della sposa in lutto. In realtà è entrambi. Aspetta. È nell'anulare. Si mette. Allora, nell'indice. No, sai perché anulare? Perché in inglese anulare si dice ring finger. Che vuol dire anello del dito. Anello del dito. Bello. Certo. Anello del dito. Ah, il dito della mano. Il bouquet è mio! Lo voglio io! Mio sfigati! Sfigati! È mio! Soppiate! Oh, sono tutti... Ho capito! Cosa? Guarda, così invece che quel quadro mangi la nostra rosa, può mangiare il bouquet. C'è un genio. Fiori, i fiori sono belli! Dammi quel fiorellino, ti farò passare! Cosa intende per fiorellino? Aspetta! Il tuo fiorellino, per favore. Passate il bouquet. Grazie, buon profumo. Mi chiamo Chef Ib. Buon appetito. Ora dello spuntino. Ah, era buono. Grazie mille. Adesso puoi passare. Tra questa volta. Ci vediamo. Scatola sbilanciata. Cuore in c***o. Oddio, cosa sono quelle cose? È inquietante. Piuttosto, sì. Cazzo, ci sono due vampiri. Mi oddio, sembrano! Non me ne sono mica accorto. Cazzo. Non succede niente. E non dire... Scusatemi. No, mi fastidio. Oddio, quei corpi. Non ti tocco. Non ti ricordi? Cosa? Penso che succeda. Alla mostra. Sì. I quadri. Appartengono a loro. Lo so. Perché la musica è cambiata? È affisso un po'. Inserisci le password. 3,141, non lo so. Non succede nulla. Quanti quadri di... Questa? Quanti quadri... Vai. Quanti quadri... Ma scusa, pardon. Ti prendo a sberle. Ecco. Quanti quadri di donne ci sono in questa stanza? Oddio, dobbiamo contarli. Possiamo fare tentativi, tanto ce ne sono al massimo 20. Sì, guarda, due cifre. Magari sono 99. Ah, vero, cacchio. Madonna, sono confuso. Contiamoli. Allora, 1, 2, 4. Quadri finti, perché quelli veri non contano. 6, 7. Aspetta, dobbiamo vedere per ora 2, 4. 8, 9, 10. 4, 7, 10. 10, vero, l'ho detto.
vedere. Oddio, cos'è stato? Non guardare la finestra. No, salva. Scusami. No, salva. Sempre quando c'è uno di questi punti lo salta. Quindi erano 10 e 14, quindi. Sperando. Perché magari c'è anche l'altra stanza. Non c'è un'altra stanza. Quanti quelli di donne ci sono? In questa stanza. Oh! Sono un genio, so contare. C'è stato un suo vaso. No, non metterla, tanto sei già a piena vita. Cos'è stato? Per favore, non toccate le esposizioni. Se in qualche modo non danneggiate alcune... Come? Mancano alcune lettere. Giorni meravigliosi, la galleria è come un inquietante parco di divertimenti pieno di cose strane. È così di forbente, che la giornata è passata come una cosa. Non è un posto fantastico, perché non è un gatto? Starete bene, tutta questa cosa. E grazie, non vengo. Starete bene. Porca bussola. Porca paletta, santa patata. Ma a cosa serviva quella stanza? Niente, è bloccata. Quella sotto! Infatti, pensavo anch'io. Salva. Non so se mai, adesso vai. Quella donna non è che ha lasciato magari una chiave? Può essere. No. L'uomo appeso. Ah, questo era uno dei quadri di una galleria. È quello che lui stava guardando! Non te lo ricordi? Sì, è vero! Ispeziona la faccia. Ispeziona tutto, che me ne frega. Porcellini. Solo uno, credo. Ispeziona la faccia. Oh, cazzo. Ma non è mica inquietante. Si chiama pittura. 5629. 5629. No, 5, è al contrario, mi sa. Ah, sì. 6295. È vero, essendo appeso a 6295, sei un genio. 6 2 5 sì, sei un genio. Fatti 5. Stavo scherzando. E boh, pensando che al contrario, no? 3, un viso su un tavolo. Ah, oddio. Cosa? Mi sono immaginato la scena del viso sul tavolo. Non c'è nessuno. Mi senti? Cos'è questa cosa? Boletti fritti di Bruxelles. Grazie. Ho capito, devo metterlo là sopra. Vedi che ci sono 4 pezzi? Sì. Ma non è difficile. Appunto. Olè, c'è stato un suono. Si è aperta la porta di là. Cos'è stato? La faccia sul tavolo. Oh, cacchio, hai visto che mi segue con gli occhi? Non ti segue con gli occhi. Proviamo a parlargli. Provaci. Una testa di manichino. Ma premere qui questa cosa? Non credo che ci fosse. Oddio. Io non guarderei. Secondo me quella sotto però, quella che si è aperta. Sì. Quella sotto era già aperta. No, quella sotto era chiusa. Ma davvero? Allora sì. Salviamo. Mandiamo la clip. Oh, fatto. Ok, forse non mandatelo. C'è sempre la donna, no? Ah, ah, questa. Infatti veniva da te. Oddio. Non spero. Quanto sei brutto, Terry. E quanto è bassa? Lei è veramente... No, io penso che sia lui che sia molto più alto. Uno specchio. La testa è così. Quando è entrata nella stanza? Uno specchio. Oddio! Si è preso... Cosa è quella? Ferma Gary. Giusto, Abe. È stato immaturo da parte mia. Beh, andiamo. Guarda di nuovo nello specchio. Ok, perfetto. Se scompariva mi spaventavo. Era inquietante però, bisogna dirlo. Tu sempre sta qua. Cacchio. Ma poi. Una chiave. Dove? Oh, sì. Lì per terra. Ho notato che secondo me ogni porta. Ogni volta che superiamo qualcosa, una donna di un colore diverso esce dal quadro. In realtà forse non è uscita, magari è sempre stata fuori. Ma non c'è bisogno. Corri. Prega. Torno a spartare. Oddio santo, ma perché? Oddio santo, ma perché? Corri. Ma lo fanno apposta! Certo che lo fanno apposta, vogliono ucciderti. Oh, ma vaffanculo, io dicevo. Ma perché è tutte così? A questa! Le donne sempre che vogliono correre. Stupide lesbiche. Oddio! La madre! Saranno i genitori. No, però sì. Coppia. Di tre anni. Questi due sono... Che c'è? No, che c'è?
persone. Ah, le persone in questo quadro sono tuo padre e tua madre. Ah, ti somigliano un pochino. La madre soprattutto. Sì, la madre soprattutto, per i vestiti anche. Ma perché ci dovrebbe essere un quadro come questo qua giù? E anche gli occhi. Ma lei non ha gli occhi, sì. No, lei. Ib, sì. Ah, dove sono? Beh, neanche io posso dire di saperlo. Non preoccuparti, devono essere la cosa. Secondo me c'entra qualcosa lui. No. Non penso. Pensavo fosse un tipetto duro, ma questo sconvolge anche lui. Scoinvolge, scusami. Scoinvolge. Sì, ha gli occhi rossi. Anche il diviso. Questo? Sì, anche tu hai preso con lui. Ma perché mangi tanto? Sono un po' sparto. Oddio, c'entra qualcosa sul un divano. Oh. Perché non vuoi dormire? Cosa c'entra? Niente. Sono un divano. Oddio! Cosa? No, mi sembrava di diventare trasparente. Ma c'erano anche prima questi due puntini sotto il divano. Si pezzano. Ma prendi il prendere. Ah, credo che possa essere spostata. Falla spostare a destra. Ok, indietro, cioè. Spingi. Oh, oh. Copre la finestra. Oh, beh. Dobbiamo spingerla. La porta. Cosa stai scherzando? La porta era aperta. Ho fatto bene a coprire la finestra. Quel suono. Vedetelo fuori. Quel cosa è la porta. Fa attenzione, Iba. Sì, ho fatto decisamente bene. Guarda la ritrovata del genitore. No, no. Forse non si può più interagire. Capito. Cosa? Questo non è il momento di sedersi. Ok, adesso devi andare a buco. Ciao. Oddio, te l'ho detto che tutto si muoveva. La porta è sbarrata. Non è sbarrata, sì, è chiusa. Sì, si è chiusa. Perché quel coso ha il sangue agli occhi? E sempre di più? E ancora di più? Oh, non c'era più. Che succede? Non... Ma non succede niente, non è così horror questo film. Dore mi fa... No, dovremmo essere... Abbastanza lontani. Gli abbiamo fatto capire di che posto siamo fatti. Io oh, ma resta... Wow. Beh... Andiamo avanti. Ib? Oh cielo. Che c'è? Stai bene? Ib! Torna tra noi! Ib! 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 Vabbè, non abbiamo ancora perso un quarto di vita prima. Adesso. Non voglio fare il buffone. Cosa è successo a Ib? Lo scopriremo nella prossima puntata. Ops, forse meglio di no. Andiamo avanti. No dai, fermaci qui, no. Oppure se no, vabbè, tanto è tutto un sogno. Non puoi muovere. È tutto un sogno. Adesso c'è una di quelle teste delle macchine. Voglio mangiarti il collo. Ops. Ok, siamo. Io avrei paura. Beh, quando fai sogni così lo avrei anch'io. Perché sinceramente vuol dire che stai diventando psicopatico. Oh cazzo. Cazzo vuoi? Ah. Ah, che carino, mi ha dato la sua giacca. Buongiorno, Ib. Come ti senti? Bene, non... ho avuto Ib. Capisco, povera bambina. Non posso dire di essere sorpreso, però. Essere esposti a cose così spaventose. Capisci? È sbagliato. Nella foto ha la giacca, però lui non ce l'ha la giacca. È un bene che tu ti sei svegliata. Scusa se non l'ho notato prima. Cosa? Ib, guarda lì se non è sospeso il mio cappotto. Cosa ci sono? I preservativi. C'è una... Oh, puoi tenerla, mangiala pure. C'è droga. Riposiamo un altro po', non ho capito cosa ho detto. Cioè, non raccogliere la giacca e portarla. No, lasciala lì per... Ah, ecco, prendi. Padre. Oh, il mio cappotto, sì, è passato. No. Oh, che carino. Ti immagini di ottenere e per lì. E perché l'ha portato? No! Non voglio sprecare l'acqua. Ispezioniamo il quadro? Non parlare a voce alta, non fate fotografie, non introduceteci bebe mai. Non toccate le esposizioni, non usate penne stilografiche, non uscite mai. Non uscite mai e poi... Cioè? Lo fanno apposta. Immagino. Senza titolo. Beh dai, questa è una cosa di oasi di pace. Ib, sei pronto a uscire? Ok, andiamo allora. Entrato di nuovo nel... Ah no, questa era la stanza in cui eravamo. Sì, questa è la stanza, e prima anche questa corridoio in cui eravamo.
Anche questa musica mi piace. Non chiedere perché, perché è piuttosto inquietante, però.